1889 è l'anno dell'Esposizione Universale di Parigi, quella per cui si costruisce la Tour Eiffel, per intenderci. La novità più importante presentata durante l'evento è senz'altro il fonografo. È il 1889 e a Rovereto nasce una società musicale che accorpa banda, istruzione musicale, orchestra e coro. A partire dal 1908 questa realtà viene gestita direttamente dall'amministrazione comunale. Per i direttori e gli insegnanti si guarda oltre confine, che in quegli anni significa guardare all'Italia. Da allora l'attività didattica e concertistica continua a crescere e viene interrotta solo durante la Grande Guerra. Oggi la Civica Scuola Musicale Riccardo Zandonai offre un gran numero di corsi strumentali e corsi formativi collettivi, oltre ad un percorso avanzato per chi vuole fare della musica una professione. Collabora continuamente con realtà cittadine ed extracittadine e con i suoi 18 insegnanti si rivolge ad oltre 200 allievi. Una scuola musicale con un grande passato ci apre oggi le sue porte. I can the sun, na na na. Ciao. Sirena con due occhi grandi come la fame, è festa, festa fino a mattina. Io mi sono iscritto a questa scuola musicale nel 1979. Avevo 13 anni e a Rovereto c'era una scuola musicale. La scuola musicale Riccardo Zandonai esisteva già da un centinaio d'anni. Era nata nel 1889 come società musicale. Poi ai primi del Novecento il comune di Rovereto ha preso in mano l'iniziativa e ha fondato una scuola musicale municipale. Questo per dire quanto sia importante il rapporto che la scuola musicale Riccardo Zandonai ha ancora oggi con il comune di Rovereto. Il comune di Rovereto è il primo attore, il primo referente importante per questa scuola e di questa scuola si è occupato e si vuole continuare a occupare in modo importante. Ora siamo in un momento di passaggio, siamo in un momento in cui la scuola Riccardo Zandonai si è aperta, ha cominciato ad aprirsi all'esterno sia attraverso convenzioni con i conservatori di Vicenza e di Brescia, sia attraverso una collaborazione molto stretta con il sistema delle scuole musicali trentine e in particolare nel territorio della Vallagarina con la scuola musicale Jan Novak. Dal 2008 è in atto un rapporto molto stretto con la Jan Novak e la mia presenza qui deriva proprio dalla natura di questo rapporto che è un rapporto di tipo amministrativo legato a un appalto di servizi e questo rapporto ha fatto sì che alla scuola musicale Riccardo Zandonai siano entrate energie nuove, energie che hanno contribuito a dare alla scuola un assetto diverso da quello che ha avuto fino a quest'anno.
Il flauto traverso. L'arpa. Io ho deciso di suonarlo alle elementari. È uno strumento angelico. Si imparava a suonare il flauto dolce e da lì è partito tutto. Il violino. Pianoforte e da poco violino. Il flauto traverso. Perché mi ha obbligato mia mamma. Il violino invece l'ho scelto io. Il violino era lo strumento che mi appassionava di più e quello nel quale mi rivedevo di più. Volevo scegliere un altro strumento, però poi l'ho provato e mi è piaciuto. Io suono il pianoforte. Pianoforte. Io sono andata a un concerto, ho sentito un pianista molto bravo. E la sua melodia, la sua forma. Il violino. E come era composto, mi ha meravigliato. L'ha scelto mio padre quando avevo 7 anni. Pianoforte. Arpa. L'ho vista da piccolo, non sapevo cosa fosse. Ho detto vabbè, quello è bello da vedere, voglio suonare quello strumento là. Quest'anno l'amministrazione e la direzione della scuola mi hanno chiesto di dare una mano, in sostanza di collaborare a rilanciare la scuola in quanto serviva una ideazione più organica dei programmi, dei percorsi di studio e di quello che in effetti si fa qui dentro, in questo splendido edificio. E ho accettato volentieri la sfida. Convinti da sempre che l'educazione musicale faccia parte fondamentale dell'accrescimento della persona, della formazione del cittadino, criteri didattici che ci siamo dati noi tutti, io sono portavoce del gruppo dei docenti della scuola, e con questo lavoro frutto di una sinergia di intenti, di un lavoro approfondito, di una riflessione sui temi dell'educazione musicale. Ecco quindi che si è arrivati a pensare che i 4 criteri fondamentali che dovevano ispirare questo lavoro erano questi sostanzialmente. Intanto dare organicità al percorso di studio della scuola, ovvero sia pensare a un'integrazione dei corsi, corsi di strumento accanto ai corsi formativi, educativi. Poi c'è la ciclicità della proposta, ovvero sì, abbiamo pensato di istituire dei cicli, ogni scuola si dota dei cicli e questi cicli partono dalla base. I bambini dai 5 anni in poi possono accedere ai nostri corsi, ovviamente con programmi e contenuti pensati appositamente per i più piccoli. E poi c'è un primo, un secondo e un terzo livello. Poi c'è la centralità dell'alunno, che è sempre stata una caratteristica fondamentale della nostra scuola. Quest'anno abbiamo organizzato tutti i corsi minuziosamente, direi. Ogni singolo insegnante ha riscritto i propri programmi, ma questo non vuol dire che questi programmi vengono adottati tout court per tutti, ma invece rimane questa attenzione alla specificità dell'allievo. L'ultimo criterio è accompagnare gli studenti a raggiungere quelli che noi definiamo dei traguardi di competenza. Alla fine di ogni ciclo siamo riusciti a esplicitarli e questo mi sembra un bel lavoro. E poi c'è il percorso avanzato, ovvero sia da sempre la scuola ha una particolare attenzione per le eccellenze, per quei ragazzi che si impegnano di più, che vogliono intraprendere un percorso professionalizzante che li porterà sicuramente all'accesso nei conservatori, nelle accademie, in Italia, all'estero. E per loro c'è un percorso particolare che offre
tutto, diciamo, quello che può essere il percorso sia strumentale che formativo dei cicli preaccademici del conservatorio, un tempo di lezione maggiore e la collaborazione anche con le istituzioni che poi si occuperanno dell'alta formazione. Invece il pop italiano ascolto Marco Mengoni, Modà, i Beatles, i Queen. Mi piace ascoltare musica dei vari secoli. Mozart, Bach. Principalmente ascolto musica pop. Ariana Grande. Ed Sheeran, Lana Del Rey. Justin Bieber. Ascolto anche musica classica, soprattutto mentre studio. De André. David Garrett. E i Nomadi. Che è un violinista che adatta le musiche degli AC/DC, comunque rock o comunque un genere non classico per il violino e la sua band. Mozart e Beethoven. Wagner. Direi che ascolto un po' di tutto. Mozart, Nirvana e Litfiba. Da Metallica a Wagner. Antonio Vivaldi. Andiamo da Berlioz fino agli Epica o ai Metallica. Katy Perry. Io insegno qui alla Civica da molti anni, volendo essere precisi 39 anni, questo è il 39esimo. Ho insegnato fin dall'inizio violoncello come insegnamento principale e storia della musica. Attualmente insegno sempre violoncello, storia della musica e tengo anche un corso di guida all'ascolto per adulti, quindi ad accesso libero. Corso che quest'ultimo è molto frequentato, e c'è un notevole numero di iscritti e ha una cadenza regolare sull'annualità. Ecco, questa attività io la trovo estremamente interessante anche perché trovo utili le ricadute reciproche, nel senso che con gli allievi anche più giovani o con l'insegnamento strumentale posso naturalmente attingere a esperienze maturate, per così dire, attraverso la parola. Nello stesso tempo, per quanto riguarda nello specifico storia della musica, che normalmente è un insegnamento finalizzato all'esame in conservatorio, è possibile appunto orientare l'insegnamento ad un approccio anche molto concreto di ascolto e di verifica magari sul repertorio che gli stessi allievi stanno studiando nelle singole classi strumentali. L'evoluzione, per meglio dire, la trasformazione del rapporto insegnante-allievo, ma all'interno, come tutti sappiamo, di trasformazioni assolutamente fondamentali che riguardano il contesto della comunità tutta, della società tutta e di conseguenza anche gli aspetti cognitivi e il tipo di approccio a queste pratiche artistiche e culturali. Sicuramente in passato c'era, come in tutti gli ambiti, una distinzione più netta per quanto riguarda le scelte e gli obiettivi. Il principale, diciamo così, altro obiettivo era quello dello studio musicale.
Oggi le cose stanno in termini molto diversi, perché a parte il fatto che anche la dimensione scolastica, diciamo istituzionale esterna, ha di molto allargato il proprio impegno anche temporale, parlo di pomeriggi e così via, ma a parte questo tutti i ragazzi a partire dai primissimi anni hanno una fascia, diciamo veramente un ventaglio di interessi all'interno dei quali talvolta è veramente difficile inserire anche sul piano organizzativo appunto la possibilità di seguire con una certa costanza e anche un certo impegno e attenzione lo studio della musica, che rimane comunque un linguaggio, se lo si vuole studiare a fondo, un linguaggio complesso che richiede quindi una dedizione adeguata. Io insegno educazione corale alla scuola musicale Zandonai e quest'anno ho proposto un progetto molto particolare e ritengo anche interessante ai bambini, poiché con una collega, Mariangela, abbiamo ritrovato delle canzoni di questo Tullio Perin, che è stato il direttore della scuola musicale dopo il secondo dopoguerra, precisamente dal 48 al 56. E abbiamo proposto appunto questi 4 brani con l'intento poi l'anno prossimo di proporne ulteriori, che sono interessanti per il fatto che hanno uno stile molto leaderistico per coro di bambini, quindi li hanno fatto veramente entrare nella parte, indagare aspetti espressivi, dinamici, li ho costretti a variare spesso il tempo e quindi insomma è stata un'avventura molto interessante. Solitamente iniziamo sempre con un riscaldamento fisico, quindi faccio attraverso dei giochi, faccio rilassare i bambini dal punto di vista muscolare, e appunto quindi con la testa e tutto. E poi passiamo ai giocalizzi. Io ho una visione molto della landiana, dell'insegnamento musicale, per il quale tutto deve avvenire come un gioco. Poi di solito passiamo alla lettura cantata, e quindi loro fanno degli esercizi di lettura molto semplici, o addirittura io propongo i brani che poi dovranno eseguire e chiedo loro di leggerli direttamente attraverso delle varie modalità che non sempre sono semplicissime, però con il tempo vedo che danno dei risultati. E poi alla fine passiamo al repertorio vero e proprio, dove io propongo delle canzoni e solitamente più voci, perché tra l'altro mi piace il fatto che loro comincino a percepire aspetti armonici e queste cose. Il rapporto con i miei coristi, i bambini e allievi, è diverso di bambino in bambino. Ovviamente ci sono dei bambini che accettano un rapporto più scherzoso, un po' più amicale, e altri invece che preferiscono una sorta di distacco, insomma. Io cerco sempre di rispettare comunque quello che il bambino vuole, perché credo che per esprimere se stessi attraverso la propria voce serva proprio un ambiente di totale tranquillità e rilassatezza, insomma, perché la voce siamo tutti noi stessi, è la nostra intimità, e quindi cioè cerco di essere sempre molto delicata. La musica può essere il colore che vuoi tu. L'arancione e il nero. Io mi sento triste, ok, la musica può diventare nera, ma può diventare rosa, può diventare bianca. L'arancione perché è molto vivace, può essere maggiore. Sono tutti i colori. Invece il nero è molto triste e quindi è paragonato alla musica minore. In certi momenti faccio dei brani paurosi, malinconici. Il colore può essere verde perché il verde è composto da il blu e il giallo. In altri divertenti. Il blu è un colore
che può essere paragonabile alla tristezza. Ma il bianco è già la sintesi di tutti i colori. Il giallo invece è un colore vivace, allegro. È il riflesso di quello che uno sente. Tutti. Tutti i colori. Dipende dalla velocità, dalla tonalità. La vedo più come un quadro dove ogni artista mette il suo colore. Giallo potrebbe essere un colore che si associa a un certo tipo di musica. Secondo me la musica non è un colore, ma è un qualcosa sul quale noi possiamo colorare. La storia con la musica nasce nel 1997, quando con la scuola media Damiano Chiesa sono venuta alla Civica a sentire un concerto d'arpa la mattina. E mi sono innamorata dello strumento e quando sono tornata a casa per pranzo ho detto alla mia famiglia che avrei voluto suonare l'arpa. Oggi il mio legame con la scuola molto stretto, c'è comunque un grosso affetto per quello che tutti gli insegnanti che insegnano e hanno insegnato qui mi hanno trasmesso, tutte le loro conoscenze che hanno fatto sì che oggi la musica non sia per me solo una passione. Stimo molto tutti gli insegnanti, il direttore che c'è qui e che guida con consapevolezza questa scuola. Oggi sono arpista, musicista e sono insegnante a mia volta. Forse questo proprio grazie agli insegnamenti ricevuti in passato. Quindi insegno anch'io e spero di trasmettere alle mie allieve la stessa passione e lo stesso amore per la musica che è stato insegnato e trasmesso a me negli anni in cui sono stata qui. Ai ragazzi che volessero avvicinarsi oggi alla musica consiglierei di frequentare queste realtà musicali, queste scuole musicali, perché sono un'ottima opportunità per poter conoscere e avvicinarsi a diversi strumenti, appunto per la facilità di poter iniziare un percorso e di non abbandonarlo mai in realtà, questa passione, questa idea, questo percorso, perché comunque è un percorso formativo sotto tanti punti di vista, non solo musicale ma anche umano, perché insegna a stare a contatto con la gente, a porsi degli obiettivi e a raggiungerli e ad affrontare diverse sfide, tra cui la più grande che ad esempio mi sono trovata a dover affrontare io è proprio il rapporto con il pubblico, perché la presenza della gente non influisca sull'emozione che si prova in quel momento. Il futuro della scuola musicale Riccardo Zandonai sta sicuramente all'interno di una prospettiva di apertura verso il territorio, all'interno di una prospettiva in parte di allineamento rispetto al sistema delle scuole musicali trentine, senza tradire la propria tradizione, senza tradire le proprie peculiarità. Il futuro sta sicuramente all'interno di un percorso condiviso dal collegio docenti, condiviso dal consiglio d'istituto. La scuola musicale Riccardo Zandonai trova nei genitori, nelle famiglie degli allievi, degli interlocutori importanti che partecipano anche in sede consultiva, vorrei dire anche decisionale in qualche modo, alle scelte importanti della scuola. Quindi questo futuro di apertura, questo futuro che attende la scuola sarà certamente un futuro condiviso da tutti, insegnanti, allievi, famiglie e naturalmente dall'amministrazione comunale che per prima ha in mano il timone